La vita mi ha dato un altro schiaffo, non so se lo supererò. Avevamo tanti progetti insieme. Ginevra, 25 anni, la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, non riesce a darsi pace. Il ragazzo che tanto amava e con il quale pianificava il futuro è stato ucciso a coltellate l'11 ottobre scorso a Rozzano, alle porte di Milano. Il giovane, 31 anni, stava rientrando a casa dopo il lavoro. È stato aggredito da un rapinatore che voleva rubargli un paio di cuffie di scarso valore, 14 euro e 99 centesimi. Il presunto killer, Daniele Rezza, 19 anni, anche lui residente a Rozzano con la famiglia, ha confessato l'omicidio. Il giudice di Milano ha convalidato il fermo. Ora si trova in carcere. Alla notizia della morte di Manuel, la fidanzata ha sostituito la fotografia del proprio profilo social con un'immagine completamente nera in segno di lutto. Ma come si può uccidere per un motivo del genere? Che cosa è accaduto esattamente? Manuel Mastrapasqua faceva il magazziniere per un supermercato di Milano. Quel giorno aveva il turno serale. Concluso il lavoro, si era avviato come sempre verso Rozzano. La sua mamma lo attendeva a casa tra le 2 e le 3 di notte. Alle 2:54 il giovane è stato inquadrato da una telecamera sulla strada del ritorno. Lungo il tragitto, Manuel ha continuato a scambiarsi messaggi con la sua Ginevra, che vive in Liguria. Stava per inviarle un audio quando all'improvviso la registrazione si è interrotta. Ha raccontato infatti la fidanzata: «Se quel vocale mi fosse arrivato, lo avrei ascoltato morire». Continuava ad apparire la scritta «Sta registrando», ma non è mai stato inviato nulla. Sarebbe stato proprio quello il momento della terribile aggressione. Daniele Rezza, secondo le ricostruzioni degli investigatori, si sarebbe avvicinato alla vittima con fare minaccioso. Quando ha notato che Manuel indossava un paio di cuffie per ascoltare la musica, avrebbe estratto un grosso coltello da cucina e gli avrebbe chiesto di consegnargliele. Manuel avrebbe reagito e a quel punto il giovane rapinatore lo avrebbe colpito. Poi gli avrebbe sottratto le cuffie e si sarebbe allontanato, lasciando il 31enne a terra. Poco dopo, qualcuno ha lanciato l'allarme. I carabinieri hanno trovato Manuel a terra in fin di vita. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo è stato tutto inutile. Nel frattempo, la mamma Angela, la sorella Marika e il fratello Michael iniziavano a preoccuparsi per il mancato ritorno del ragazzo. Hanno detto il fratello e la sorella: «Era tardi, siamo scesi a vedere se Manuel fosse alla fermata del bus, dove lo collocava il suo cellulare. Ma proprio allora sono arrivati i carabinieri e ci hanno detto che cosa era successo». Tutto ciò è assurdo. Manuel era un ragazzo gioioso e tranquillo. Non doveva morire così. Dopo l'aggressione mortale, Daniele Rezza sarebbe tornato a casa e avrebbe raccontato tutto ai genitori. Ha detto il giovane arrestato: «A dire il vero, avevo confessato tutto ai miei, ma non mi hanno creduto». Il padre, però, anziché accompagnarlo in caserma, gli avrebbe lavato gli abiti e lo avrebbe accompagnato alla stazione dei treni. I carabinieri ipotizzano che sia stato lo stesso padre a far sparire le cuffie rubate dal figlio. La refurtiva è stata poi ritrovata 2 giorni dopo in un bidone dell'immondizia di un benzinaio a qualche centinaio di metri dal luogo del delitto. Intanto il ragazzo fuggiva in treno verso il Piemonte. Ma, giunto ad Alessandria, è stato fermato casualmente dagli agenti della polizia ferroviaria per un controllo. A quel punto il giovane è crollato. «Ho un peso addosso, ho fatto una cazzata a Rozzano. Ho ucciso una persona», avrebbe detto ai poliziotti. Rezza è stato quindi bloccato e portato in caserma a Milano. Di fronte al pubblico ministero Letizia Mocciaro e ai carabinieri del nucleo investigativo, ha spiegato l'assurdo motivo dell'aggressione. «L'ho fatto per rubargli le cuffie». Le sue dichiarazioni sono ancora al vaglio degli inquirenti. Si valuta, come abbiamo detto, la possibilità che sia stato coperto.